Ciao, come state? E come sempre siamo nel nostro dopo, nel nostro post. In realtà questa mattina, insomma, la nostra diretta, non dico che abbia avuto qualche problema, ma sicuramente ci sono stati degli impedimenti ogni tanto, anche con YouTube e boh, forse queste, non dico nuove restrizioni, ma insomma queste nuove regole. Comunque sia, eravate tantissimi anche oggi, io l'avevo buttata lì di parlare un po' del ciclo e motociclo, insomma di quello che avevo visto appunto a Milano, all'EICMA. E anche del mio incontro che ho fatto con Pier Giorgio Giacovazzo di TG2 Motori, che è stato simpaticissimo. Anzi, tra l'altro, abbiamo anche avuto modo di scambiare due chiacchiere, fare una piccola mini intervista che vedrete poi anche pubblicata sul canale. E nel frattempo, insomma, abbiamo anche parlato del tempo che sì, da un lato ero contenta perché, non per essere cattiva, ma contenta per il fatto che in qualche modo tutta Italia ci accomunava questo tempo un pochettino uggioso, autunnale, ma giustamente ci sta autunnale, anche se in realtà, insomma, dalla Sardegna, sì, mi hanno detto che effettivamente invece c'erano 20-24 gradi. E lì, siamo stati tutti un pochettino, diciamo così, invidiosi di questo, però va bene, è giusto, godersi anche questo fine, diciamo così, estate autunno inoltrato, se vogliamo, e poi ci sta che, insomma, il tempo non possa essere uguale dappertutto, anche se anche in Inghilterra effettivamente non era bellissimo. L'autunno ci ha portato a parlare anche un po' di fiere del territorio, quello che in qualche modo ci porta anche a viaggiare, a vedere, così come avete fatto voi, mi avete raccontato anche di mercati dove comprare le cose per poi, insomma, poter, diciamo così, cucinare. Ad esempio, Davide ci ha detto che a Mondovì, insomma, era una tipica giornata autunnale. Di conseguenza, anche Giacomo ci ha detto che la giornata non era bellissima. Lui ci scriveva dalla ciociaria da Caccano, che poi appunto io gli ho detto che non ero mai stata, insomma, da questi in questi posti, in questi luoghi, ma dovevano essere bellissimi. Luciano che ci ha raccontato nuovamente un po' come, diciamo così, stanno andando i suoi lavori. Vi ricordate che, insomma, aveva un ristorante, l'ha dismesso, sta facendo altre cose. Siamo nella Liguria, all'interno della Liguria verso Genova. Dopodiché, insomma, molti mi hanno detto che stavano per andare al lavoro, quindi in qualche modo stavano anche un po' salutandomi, e questo mi fa piacere perché vuol dire che, insomma, il nostro appuntamento è comunque piacevole nel ritrovarci il martedì mattina. Abbiamo trovato anche poi Mega Naturista, che invece, insomma, ci raccontava già quello che poteva essere, diciamo così, il suo pranzo e anche un po' il nostro, perché poi alla fine ci sentiamo anche un po' il nostro, tant'è che lui, insomma, oggi cucinava risotto con salsiccia e funghi, cotechino in crosta di purè con lenticchia, che io mi ricordo di avergli detto che effettivamente era un classico piatto autunnale e che già mi faceva venire il languorino in bocca. Davide a Mondovì invece era in giro tra le bancarelle, insomma, del mercato, quindi andava a acquistare anche lui dai contadini i prodotti del nostro territorio, così come Giuseppe, che senza neanche farlo apposta era andato a fare la spesa a Porta Palazzo. Porta Palazzo a Torino, vi ricordo, una bellissima zona dove andare non solo a fare la spesa, insomma, soprattutto il mercato, ma se vi capita andare la seconda domenica del mese al Gran Balloon e tutte le domeniche al Balloon, dove ci sono questi negozi di antiquariato, insomma, cose vintage che vengono esposte, ma poi vedere proprio l'architettura che c'è in quel luogo e guardare un po' col naso lì in su, come dico io, passeggiare guardando lì in su per vedere anche tutti i bellissimi balconcini che ci sono, che fanno parte anche della storia del luogo. Tra le altre cose, appunto, quindi abbiamo parlato anche un po' di
come dicevamo, di mercati. Gas, che invece era andato da mangiare al cavallo, e poi insomma la nostra amica che, ahimè, lì dobbiamo dirlo, insomma, si è fatta male al piede mentre era in cucina e insomma stava cucinando un buon tiramisù. Anche lì abbiamo un po' discusso sul tiramisù, qual è quello giusto, quello originale, no? Non è originale, ma insomma io lo faccio con i pavesini, invece c'è chi lo fa con i savoiardi, e Mega Naturista mi ha detto che si fa con i savoiardi. Hai ragione, ma mi piace con i pavesini, cosa volete che vi dica? Insomma, e poi da lì c'è stato un po' di pasticci, perché appunto abbiamo avuto questi blocchi da parte di YouTube, insomma, anche con le varie musiche che in realtà non c'erano, ma va bene, come vi dicevo, vabbè, prendiamo atto anche di questo, insomma, troveremo il modo martedì prossimo di riuscire a riconnetterci in modo diverso. Da ricordare, come sempre, se avete voglia, mandare a emma.calip@libera.it le vostre mail, insomma, dove siete, magari le immagini, i vostri luoghi, delle ricette, quindi magari anche quella del tiramisù, perché no? Perché Mega Naturista me lo ricorda sempre, ci piacerebbe prima o poi realizzare un libro con tutte, diciamo così, le immagini, le cose che mi mandate, e devolverlo in beneficenza, quindi raccogliere anche dei fondi da donare in beneficenza. Questo potrebbe essere un po' anche il nostro impegno del nostro martedì, no? Dell'essere insieme nella nostra, diciamo così, community. Questo è un po' quello che ci siamo detti effettivamente oggi. Quindi, in qualche modo, vi ringrazio, anche se abbiamo avuto una chiacchierata un po' travagliata. Vi aspetto martedì prossimo, come sempre. Adesso studierò quale sarà la nostra chiacchierata, su cosa verterà la nostra chiacchierata. Nel frattempo arriveranno altri, diciamo così, altri servizi, altri video che ho realizzato proprio all'interno dell'ECMA a Milano. Quindi io vi mando un bacio grosso, vi auguro una buona giornata, e niente, ci si rivede sempre qui su questo canale. Ciao! E mi raccomando, non mangiate troppo, ma mangiate prodotti nostri del territorio di stagione, e magari mandatemi anche qualche ricetta che non fa mai male. Ciao!